Siamo qui a raccontare di un'iniziativa storica che si appresta a tornare, almeno tutti sperano, con la riapertura dopo 2 anni di pandemia che hanno limitato non solo la vita, ma anche le iniziative sul territorio. Stiamo parlando delle Idi di maggio, storico appuntamento che Oglianico, appunto come dice il nome stesso, a maggio riporta la storia, la cultura, ma anche il divertimento in canavese e, come dicevamo prima, dopo 2 anni di stop, finalmente si torna a vedere un po' la luce e gli organizzatori della manifestazione stanno gettando le basi per riportare di nuovo in auge uno degli appuntamenti più importanti del territorio. Siamo qua con Ambrogio Toffanin e con Celestino Armonia, due delle colonne storiche della Pro Loco, nonché anime delle Idi di Maggio. Con voi appunto facciamo questa chiacchierata. Due parole per raccontare un pochettino come avete passato questi ultimi 2 anni, ma soprattutto come vi state approcciando a questo appuntamento che dovrebbe essere, diciamo, usiamo il beneficio di inventario, perché comunque bisogna sapere vedere quello che sta succedendo, pandemia e via dicendo, però che comunque a maggio dovrebbe finalmente tornare. Ambrogio, partiamo con te, raccontaci un po' appunto come avete vissuto questi 2 anni di stop e come invece vi approcciate a questo appuntamento. Innanzitutto grazie. 2 anni che, come hanno vissuto tutti quanti, sono stati 2 anni, lasciatemi dire, tristissimi per le associazioni perché abbiamo dovuto stoppare tutte le attività, assolutamente non si è organizzato più nulla. In qualche sporadico evento abbiamo fatto qualcosa estremamente limitato secondo i regolamenti, ma ci siamo veramente limitati a una serata di teatro e a poche cose. Siamo estremamente speranzosi, fiduciosi che quest'anno si possa finalmente ripartire. Per noi è importante perché nel 2020 avremmo dovuto festeggiare il 40esimo della rievocazione storica. Quindi capite, un appuntamento per noi molto, molto importante, ed era anche tutto già organizzato e pianificato quando purtroppo siamo entrati in lockdown. Abbiamo aspettato, sicuramente senza perderci assolutamente d'animo, e adesso finalmente, che speriamo nella luce, che con la fine di marzo, insomma, possano effettivamente cambiare un po' i regolamenti e permetterci di organizzare questo, e noi vogliamo festeggiare questo 40esimo di rievocazione. L'appuntamento poi lascio a Celestino che vi dirà in dettaglio. Siamo prontissimi. Prontissimi nel senso che l'abbiamo impostata come abbiamo fatto per gli anni precedenti. Una rievocazione dove purtroppo, tra virgolette, nel senso che l'impostazione della manifestazione è abbastanza legata a dei vincoli storici Certo. e anche temporali, e quindi non è stravolto nella consuetudine della nostra organizzazione. Quindi partiremo con il 1º maggio, le nostre presentazioni dei personaggi, insomma gli appuntamenti legati a quella che è la nostra tradizione di rievocazione. Certo. Speriamo proprio di farla al 100%, quindi noi ci siamo mossi per organizzarla al 100% della potenzialità. Chiaramente di lì in avanti vedremo che cosa succederà. Forza maggiore ci comporteremo di conseguenza in base ai regolamenti, e questo però lo vedremo al momento. Certo, stanno facendo. Celestino, allora ci vuoi raccontare un pochettino di questi appuntamenti, appunto delle giornate, delle serate? Qual è il programma e se appunto su cosa punterete in maniera particolare? Ma diciamo che iniziamo come tutti gli anni ad aprile, quest'anno sarà in aprile sabato, presenteremo le idee, usciremo con materiale pubblicitario, le andremo comunque sempre a piantare un nuovo maggio, Certo. visto che poi alla domenica prima ne mettiamo uno in piazza. E poi di lì ci sarà la presentazione. Quest'anno, in più degli altri anni, ci saranno anche le bambine che parleranno e quant'altro. Scopriremo una targa perché la taverna
che usava la badia durante la manifestazione, l'alcano a novembre ci è stata donata dagli eredi del professor Giancarino Peridari. E in sua memoria scopriremo una targa che è quasi pronta, e poi alla sera ci saranno i Baldi, non più giovani. Sempre giovani, sempre Baldi. Nella Badia dei Compagni, che speriamo di riuscire a fare la cena d'ospizio. Perché anche quello è uno dei problemi che ci sono stati purtroppo negli ultimi periodi, che anche i momenti conviviali sono stati in parte limitati, poi negati, sì. E una delle parti più belle, naturalmente, dell'Idi è proprio il momento conviviale. Certo, sì. Cerchiamo sempre di gestire in modo bilanciato quello che è l'abbinamento alla parte storica e quindi, tra virgolette, impegnativa, a una certa convivialità che permetta a chi partecipa, insieme al lavoro, all'impegno, anche ad avere dei momenti veramente di divertimento. Vorrei fare una precisazione su quello che diceva Celestino, per chi non lo sapesse. Questo riferimento che facciamo della taverna è ancora un'unità originale all'interno del ricetto, quindi per questo per noi è estremamente importante, perché la Proloco di proprietà non ha nulla all'interno, certo, del ricetto. Invece finalmente da quest'anno, grazie alla famiglia Penevidani, siamo diventati proprietari di un pezzo di ricetto. Un'unità abitativa che è stata mantenuta abbastanza fedele, e che quindi per noi è effettivamente è un plus, non è differente, un certo, plus dove cercheremo negli anni di fare, insomma, anche qualche attività di restauro e manutenzione per renderla all'onore del mondo utilizzabile nel, certo, migliore dei modi. Per noi è molto importante, ringraziamo di questo la famiglia Penevidani. Certo. Ricordiamo anche, appunto, che Ognanico ha questa fortuna, definiamola tale, di avere uno splendido ricetto che comunque è mantenuto molto bene, è una ricchezza in più che aggiunge già a quello che è la storia qualcosa che attira la gente e che diciamo può essere un punto di riferimento non solo per il periodo delle feste, ma in generale, perché comunque il ricetto è sicuramente una grandissima ricchezza e questo è un plus, ripetiamo, che Ognanico ha. Anche perché adesso non sono partite ancora i lavori del restauro della torre, proprio, diciamo, a causa, e meno male, di maggio. Se tutto procede come deve andare, finito di maggio, ci saranno, metteranno i ponteggi e ci sarà il restauro della torre. Parallelamente al progetto della torre è stato fatto anche uno studio sulla pavimentazione, sempre da parte del comune. Lì però dovremo ancora trovare i soldini, comunque ci consigliamo, speriamo di riuscire poi anche a completare tutto questo progetto, che in totale era di 350.000 euro. Tornando di nuovo invece, appunto, alle date iniziamo come sempre il 1° maggio, che quest'anno però 1° maggio di domenica, diciamo, se vogliamo, è un po' più ristretto, e andiamo al 1° maggio con la presentazione dei personaggi, la posa del maggio, la presentazione dei personaggi, si finirà alla sera con una merenda, il 6 al venerdì ci sarà la cena medievale. Un altro classico, immancabile. Cerchiamo di mantenerla perché è una cosa un po', è una chicca se vogliamo. Assolutamente sì. E che impegna parecchie persone, comunque quest'anno abbiamo deciso di mantenerla. Poi avremo il sabato sera che ci sarà sempre la possibilità di mangiare a casa Gilda, e poi per entrare nel ricetto, che animeremo con gruppi, suonatori e chi più ne ha più ne metta, per entrare come era qualche anno, tutti devono avere un costume, certo, e chi non ce l'ha, come la quasi totalità, metteremo gli daremo noi un saio, metteremo un saio, ma è un affitto simbolico, più che altro è che poi alla fine restituiamo di nuovo una, certo, è solo più che altro che non se lo portino via, perlomeno recuperiamo.
e questo al sabato, e poi la domenica invece inizieremo dal mattino, andremo, ci sarà, andremo con alcuni personaggi in costume alla messa, poi ci sarà una sfida delle bandiere. Si aprirà la locanda, alle due riproporremo, quest'anno il sesto anno sarà il concorso di cucina medievale, e poi andremo avanti con uscita dalla Torre Porta e tutto il pomeriggio, all'incirca alle 18:30 ci sarà la premiazione del torneo di cucina, una cena. Di nuovo chi avrà, ci sarà sempre la possibilità comunque di mangiare o alle taverne nei ricetti o in piazza o a casa gira chi si vuole sedere più comodo o quant'altro. Alla sera dopo cena, prima della cavata del mangio, quello ci sarà, c'è parecchia gente che sta provando, ci sarà di nuovo, abbiamo ritirato fuori il teatro popolare, fatta dalla gente. E riproponiamo questa per finire poi con la calata del maggio, che finirà la nostra festa, che diciamo inizia con la posa del maggio e finisce. Quest'anno abbiamo detto il calendario dura solo 8 giorni. Certo. Praticamente abbiamo, rispetto all'altro, diciamo, un sabato in meno. Dove facevamo i vari occitani, speriamo di riuscire a fare il prossimo anno. È bello questo fatto di comunque riuscire a unire la novità, perché ad esempio anche, è vero che è la 7ª edizione, però il fatto che avete fatto il torneo di cucina medievale, e il fatto di mettere di nuovo in campo la tradizione del teatro popolare. Questa unione, questo mix perfetto tra quello che può essere un po' di modernità, definiamola tale, ma sempre nel pieno rispetto di quella che sono la storia e che sono lì. La modernità è un po' nel legame, perché se accendiamo la televisione oggi vediamo che ormai a farla da padrone sono i programmi di cucina. Certo. E quindi la particolarità qui è che rigorosamente le attrezzature e le ricette sono calate in ambito medievale, quindi i partecipanti concorrenti avranno determinati piatti vincolati a delle ricette, quindi obbligatori, e qualcosa anche proposto da loro, ma esclusivamente con attrezzatura medievale, quindi pentole in terracotta, fuoco per fare tutti utensili di legno, solo un coltello, quindi una cosa abbastanza particolare. Quello che dicevi prima, vorrei sottolineare il discorso del teatro popolare, perché è stata una cosa negli anni molto apprezzata, che però impegna molto, ma crea anche un attaccamento che ci siamo accorti era sbagliato lasciar perdere, perché quelle ventina di persone che si dedicano al teatro chiaramente vivono per 3-4 mesi prima tutta questa preparazione per la rievocazione, che crea comunque insieme nel tessuto del paese delle aspettative, crea un ambiente, insomma fa vivere questo evento di nuovo in modo sempre più sentito da tutta la popolazione. Quest'anno, in più, nel ricordare e nel festeggiare il 40° di rievocazione, usciremo con una pubblicazione, una pubblicazione ricordando i personaggi di tutti i vari anni, dall'inizio della rotazione ad oggi, e alcuni momenti significativi, importanti delle rievocazioni, dei gruppi che sono intervenuti o degli appuntamenti più importanti raffigurati riportando fotografie delle varie edizioni. Certo. Quindi questa pubblicazione verrà presentata il giorno 9, l'occasione proprio della presentazione della rievocazione, e poi all'interno della nostra mostra sarà permanente per tutto il periodo della festa, visibile chiaramente dal pubblico, di tutta questa pubblicazione in cartelloni visibile, e poi chi vorrà potrà acquistare il libricino ricordando i 40 anni della nostra festa, della nostra rievocazione. Vi faccio una domanda, definiamola scomoda, nel senso che 40 anni sono passati, inizi quindi un po' di acqua sotto i ponti, ne è passata. Oggi siamo nel 2022, quanto è
più difficile o invece se è più facile organizzare un evento di questo tipo in un ambito così moderno, facendo questo viaggio nel passato, un passato che ritorna in allegria e tutto il resto, ma che molte volte qualcuno tende a dimenticarsi, mentre invece forse è importante riproporlo e ricordare soprattutto alle nuove generazioni quello che è stato il territorio e ciò che è stato negli anni addietro. Assolutamente sì. Chiaramente per chiunque si occupi di organizzare un qualsiasi tipo di manifestazione, gli anni ci hanno portato, tra virgolette, a complicare sempre un pochino di più, chiaramente nell'ottica della salvaguardia sia della sicurezza alimentare delle persone in questi vari eventi, quindi doveroso ed obbligo. È chiaro che da parte degli organizzatori diventa sempre più oneroso, più impegnativo. In più, calando tutto questo all'interno di un discorso medievale, i nostri vincoli diventano veramente tanti da rispettare. Però è 40 anni che ci proviamo e che comunque riusciamo a fare un qualcosa seguendo chiaramente sempre i regolamenti. Lo faremo anche quest'anno, per noi è un grosso impegno, però ci rendiamo conto che il Medioevo è già un periodo affascinante di suo e quindi la gente che ci partecipa, anche i nostri ragazzini, sono affascinati da queste vicende, da questo modo di vivere, mm-hmm. che comunque si discosta tantissimo da cosa siamo abituati oggi, no? In un mondo dove la tecnologia non c'era e quindi si torna veramente ai rapporti umani, a questo discorso che noi ci teniamo tantissimo e che insieme ai richiami storici dà comunque delle occasioni veramente di convivialità importanti. Uniche, perché parlavamo prima, quindi Celestino parlavi della cena classica del venerdì sera, la cena medievale. Io ho anche partecipato, effettivamente molto particolare, perché al di là del cibo che viene proposto e anche il modo con cui viene consumato, perché l'utilizzo di stoviglie che non sono quelle moderne, il fatto appunto di essere in un mondo che sembra tanto lontano, ma che comunque alla fine non è così distante da noi e che ci ha lasciato tanto. Quindi questa cosa qua è molto affascinante, è un'altra cosa che è caratteristica delle sì, che forse in loco è poco conosciuta o magari la gente non pensa, cioè fin quando uno non viene a provare magari pensa sì, la solita cena, via, poi magari si prova lì, se... tant'è che io l'altra settimana che lo faccio vedere a lui mi è arrivato un messaggio di WhatsApp da dei signori di Milano che adesso erano 3 o 4 anni che li avevano persi un po' di vista. Ed erano, mi chiedevano appunto quest'anno cosa fate, riporto niente. E penso che si stavano organizzando per nuovo venire. Magari arriva gente da fuori più che la gente magari del contorno, una roba del genere, comunque è una cosa, diciamo, animata, servita in un certo modo, in costume. Assolutamente. Tutto quanto, ripeto. Abbastanza rigida, poi se hai partecipato, hai visto che... No, poi c'è affascinante perché comunque la gente in costume, ci sono i cavalieri, come si viene accolti, è tutto un vero proprio viaggio in quello che è il Sì, perché poi partecipano anche i ragazzi del gruppo che abbiamo, sia tamburi, sia alcuni delle bandiere che servono, le chiarine e quant'altro, da non dimenticare che come stanno... provando i teatranti, abbiamo già i tamburi, abbiamo già le bandiere in pista da alcuni mesi che stanno provando. Perciò è anche una forma che si legano assieme, che fanno i gruppi e mantenere un po' vivo anche il paese e la socialità di tutto, vivere un po' non col solito telefonino in mano a mandare messaggi o guardare che tocche, tacche e via di no, credo, e questo potrebbe essere la chiusa finale, è vero che con quello che abbiamo passato, discutevamo prima a telecamere spente, forse c'è anche la voglia, c'è molta più voglia di ritornare a vivere questi momenti e forse, sperando solamente facendo tutti gli scongiuri, che tutto vada per il verso giusto, e che il momento che stiamo vivendo sia veramente giunto alla fine, quindi stia scemando, forse questa mancanza che abbiamo avuto negli ultimi anni
possa essere in realtà un'iniezione per dare la possibilità o la voglia alla gente di venirvi a trovare, di venirci a trovare, perché comunque Quaglianico è un punto di riferimento del canavese in generale, e quindi tornare di nuovo a vivere all'aria aperta anche in questi momenti. Quindi credo che questa sia la cosa fondamentale, che vi auguriamo noi, ma che siamo noi ci speriamo tantissimo. Ci speriamo tantissimo, invitiamo veramente tutti quanti, noi ce la metteremo tutta, e vi invitiamo veramente a venire ad Oglianico all'inizio di maggio per vedere che cosa è calarsi nel Medioevo e vivere veramente, come dicevamo prima, delle sensazioni inusuali, ecco, inusuali, molto particolari e piacevoli.